tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: e si domandava che senso avesse un tale saluto. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Com'è possibile? Non conosco l'uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Ecco, sono la serva del Signore. E l'angelo partì da lì. Abitava Elisabetta con il marito Zaccaria, che in quei giorni era di turno nel servizio al tempio. Maria, giunta alla loro casa, chiamò la cugina. Appena Elisabetta udì la voce di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta si precipitò incontro a Maria, la abbracciò a lungo, poi si staccò da lei e con il volto raggiante, pieno di Spirito Santo, esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo ventre. A che devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, da quando i miei orecchi hanno sentito il tuo saluto, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. È beata colei che ha creduto, che ha creduto in ciò che il Signore le ha detto. E il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti ai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, rimandando i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Udite, udite, popolo della Galilea, popolo di Nazareth, cittadini di Roma, prestate orecchio alla voce che vi parla. Udite la parola e la legge di Roma imperiale. Per ordine di Cesare Augusto, imperatore di Roma e di tutta la terra, Quirinio, governatore della Siria, proclama il censimento di tutti gli uomini e delle loro famiglie in tutto il territorio dell'impero. Udite, udite, ogni uomo libero, a partire da domani e fino al prossimo solstizio d'inverno, ogni capofamiglia, ogni lavoratore o bracciante, ogni responsabile, ogni artigiano, fabbro e contadino, avrà l'obbligo ed il tempo necessario per radunare la propria famiglia, le sue donne e i servi e gli schiavi e le suppellettili necessarie, e si recherà nella sua città di origine per registrare il suo nome e la sua casa. L'ordine, valido da oggi, è perentorio e irrevocabile. È la parola di Cesare Augusto, re ed imperatore di Roma e di tutta la terra conosciuta. Questo è un ordine, udite! Io sono Giuseppe e lei è mia moglie Maria. Veniamo da Nazareth e apparteniamo alla casa di Davide. Sì, va bene. Ma ora registrate i vostri nomi, riferite tutto agli scribi e andate. Avanti un altro. Bambino di Betlemme, che ci salvi, liberandoci dal peccato.
sei tu il vero e unico Salvatore che l'umanità spesso cerca a tentoni. Dio della pace, dono di pace per l'intera umanità, vieni a vivere nel cuore e di ogni famiglia. Sii tu la nostra pace e la nostra gioia.